questo è Rosso. GoCarTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni. Le telecamere di GoKart TV sono entrate all'interno dell'innovativa Scuola Superiore Tecnica di Gorgonzola in provincia di Milano e nella puntata di questa settimana vi racconteremo, grazie al direttore generale Carlo Zanoni, quali sono le grandi ed originali attività che gli oltre 500 alunni svolgono all'interno dell'istituto. Nel corso di questa puntata daremo spazio anche ai docenti che insegnano in maniera molto professionale ai propri alunni alcune attività, tra cui la meccanica, carrozzeria, lattoneria, preparazione motori, karting. La passione per il kart è una passione che è insita un po' in tutti gli adolescenti e noi in questa scuola abbiamo cercato di dare uno sbocco a questa passione in concreto. I nostri ragazzi sono coinvolti per diversi mesi, iniziano a gennaio con recuperare quello che è avanzato dall'edizione precedente del torneo, smontando i kart, verniciandoli, pulendoli, preparandoli e acquisendo un pochettino di tecniche della competizione vera e propria dei kart. Poi, ormai consuetudine da diversi anni, noi organizziamo questo torneo che ha preso il nome Augustus, coinvolgendo altre scuole simili alle nostre che provengono dalla Lombardia, dal Veneto, dall'Emilia Romagna, in un torneo appunto che svolgiamo in due giorni. Quest'anno e anche già l'anno scorso, a dire il vero, ci troveremo a Lido di Jesolo alla Pista Azzurra. Bellissima pista, due giorni sicuramente. Io, tra l'altro, stanno andando anche le immagini, ho visto qualcosa, gli alunni si divertono in maniera strepitosa. Dovete sapere che Carlo, io l'ho conosciuto questa mattina, un pozzo di idee, cioè ne inventi una quasi al giorno per i tuoi alunni. Sì, allora diciamo che quello che muove tutto è proprio la passione e la voglia di dare degli sbocchi a questi ragazzi che altrimenti finite le 6 ore di scuola poi difficilmente trovano delle passioni. La nostra è una scuola che è un centro di formazione professionale, questa è la definizione tecnica, raccoglie quei ragazzi che solitamente non hanno grandi ambizioni di studio, quindi che puntano a terminare il loro percorso scolastico dopo 3 anni con una qualifica professionale e diciamo un posto di lavoro in tasca abbastanza sicuro. Qualcuno poi prosegue per un quarto anno, un quinto anno, però ecco, l'obiettivo è quello di stimolare questi ragazzi al fare, a impegnarsi, a dare il massimo, e credo che la competizione, in particolare quella dei kart, riesca a dare immediatamente dei risultati a chi si impegna. Bellissimo. Senti Carlo, facciamo un salto indietro adesso. Sappiamo che questa scuola esiste da tanti anni e vogliamo chiederti da quanto, ma anche quali sviluppi ha avuto negli ultimi 5 anni. Beh, innanzitutto questa scuola nasce nel 1947, nasce per volontà di chi è venuto prima di me, dell'ingegner Coronelli, che è stato il fondatore di questa scuola e che ha sempre vissuto con le autonomie e con la mentalità imprenditoriale di chi l'ha diretta. Dopo l'ingegner Coronelli c'è stato il professor Vicenzi che ha attivato i corsi di meccanico d'auto, che poi sono quelli gettonatissimi, sono quelli più richiesti dai ragazzi in uscita dalla terza media. Negli ultimi 5 anni poi abbiamo avuto uno sviluppo esponenziale, un po' la mia voglia di fare, un po' anche il cambio delle normative che ha permesso ai ragazzi di scegliere i centri di formazione professionale direttamente dopo la terza media, ci ha aiutato a passare così da 3 percorsi formativi a 7 quest'anno e 8 l'anno prossimo, poi parleremo anche delle novità, passare da 180 studenti a 512 studenti alla data odierna. Poi un po' ne arrivano, un po' ne vanno, bisogna avere un po' l'ufficio che tiene i conti giornalmente. Tanti corsi, nuove figure professionali,
abbiamo inserito il carrozziere, abbiamo inserito l'elettricista, abbiamo inserito il manutentore elettronico, c'è un corso che si chiama operatore di servizi di presa, che era il vecchio dattilografo nato nel 1947. Tutti i corsi che vengono poi gestiti nell'area professionale da persone che sono del settore. E gli elettricisti hanno un elettricista come docente, i meccanici hanno un meccanico. Quindi programmi sempre innovati, sempre legati a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro. Ecco, sicuramente quindi davvero tante cose da fare per i tuoi alunni. E se ti chiedessi, quali sono le ricette vincenti secondo te oggi che ti hanno permesso questa crescita così esponenziale? Ma la ricetta vincente che ha permesso questa crescita, ma che poi permette la crescita in qualsiasi settore, è la passione per quello che si fa. Io non chiamo i miei docenti come i nostri lavoratori, sono degli appassionati, sono un po' dei missionari che si svegliano la mattina leggendo le mail piuttosto che navigando in internet per cercare delle novità, qualche cosa da proporre di nuovo, e un po' di sana, come dire, paternità su questi ragazzi, avere il polso duro, per cui punirli sempre quando sbagliano, mai umiliarli, ma intervenire rapidamente e accompagnare nel momento in cui poi dopo devono recuperare ai loro errori. Quindi quando da noi sono coinvolti in attività socialmente utili a favore della scuola al pomeriggio perché magari sono stati sospesi, ecco, non trattarli come dei semplici lavoratori, ma sfruttare quel momento in cui li trovi da soli per aiutarli a capire l'errore, fargli comprendere come magari si sarebbero dovuti comportare. Poi vabbè, tanta tecnologia, tanta innovazione, in tutte le aule c'è la lavagna interattiva, i docenti usano il computer per cui hanno un registro elettronico, i genitori ricevono gli sms quando mancano gli alunni. Ancora, non si può più bigiare. Non si può assolutamente più bigiare, basta, è finita la bigiata, ma poi non bisogna bigiare, perché se venite nella nostra scuola vi troverete sicuramente bene, avrete il piacere di starci. Poi noi stiamo puntando molto ad avere una scuola un po' all'americana, per cui i ragazzi hanno i loro armadietti, hanno tutti la tuta, la maglietta uguale per fare ginnastica, quelli più bravi che vengono agli eventi tipo i kart hanno la polo bianca con il logo colorato. Insomma, cerchiamo di essere un po' dinamici, un po' copiare da tanti paesi dove andiamo anche in gita con i ragazzi, copiare le idee migliori e portarle e farle nostre. Benissimo, quindi come avete sentito dalle parole del direttore generale Carlo Zanoni, all'interno della scuola dell'Accademia Formativa Martesana di Gorgonzola si trova tutto. Se avete una passione per il mondo del motorsport e non solo, perché qui si fa anche carrozzeria, elettrauto, meccanica, è la scuola indicata. È la scuola davvero indicata, anche perché, e qui arriviamo al succo, oggi trovare lavoro in giro per l'Italia è davvero difficile. Tramite questa scuola non dico che si è quasi sicuri di andare subito a lavorare, ma ci sono degli esempi, X esempi, che ci fanno dire che la facilità è abbastanza importante. Sì, noi puntiamo soprattutto per far capire ai nostri ragazzi che il lavoro bisogna crearselo e cercarselo. Alcuni nostri ex studenti sono qui oggi a fare docenti perché hanno aperto un'autofficina piuttosto che hanno aperto un'officina in cui fanno elaborazioni. Quindi ecco, lì è il nostro successo, lì ci sentiamo veramente di essere riusciti in qualche cosa di importante. Tutte queste attività, i kart, piuttosto che la programmazione dei robot, piuttosto che un negozio di eBay, il giornalino scolastico, sono tutte attività che noi facciamo per stimolare i ragazzi a dare il meglio, per essere un pochettino imprenditore di se stessi. Questo è il messaggio che vogliamo dare. Ragazzi, non aspettate che il lavoro arrivi, andate a cercare, andate a crearvelo. Devo dire che i nostri ragazzi, con l'opportunità di fare il tirocinio, quindi anziché frequentare la scuola, andare direttamente in officina, già 200 ore quando frequentano la seconda, 400 ore quando frequentano la terza, vuol dire dargli la possibilità di presentarsi bene nel mondo del lavoro, farsi apprezzare per il loro impegno, per le loro capacità,
e quindi devo dire che sono agevolati proprio da questo meccanismo che è tipico della formazione professionale per trovare lavoro e inserirsi. Ecco, questo è un messaggio molto importante che spero venga recepito da tanti genitori che magari non sanno ancora bene che scuola far fare al proprio figlio appunto nelle superiori, finita la terza media. Carlo, sei stato gentilissimo, noi adesso faremo un giro con le nostre telecamere per la scuola, vogliamo andare a vedere i laboratori e quindi consiglio a tutti i telespettatori di rimanere con noi, sintonizzati su GoCart TV. Un laboratorio non lo potranno vedere perché, come hai visto, quando sei arrivato qui ci sono le ruspe che scavano, stiamo ampliando l'edificio scolastico per creare la cucina, dall'anno prossimo partiamo anche col corso dei cuochi, quindi chi viene da noi, viene poi al torneo dei kart, mangerà quello fatto dai propri compagni di classe. Non so se è un messaggio positivo o negativo, però insomma, chi ama il rischio può sceglierci anche per questo. Ecco Carlo, adesso basta, fermati un attimino perché qui se no diventa veramente, farai 1000 alunni tra un paio d'anni altrimenti. No, adesso ci fermiamo perché come dicevo prima un elemento fondamentale è essere un buon padre di famiglia, va bene le famiglie allargate ma qua diventiamo veramente troppo grandi. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Bring the action. Monza Track Day ti offre la possibilità di scendere in pista da protagonista. Con la tua auto potrai girare sul tracciato del Gran Premio d'Italia di Formula 1 in tutta sicurezza, dando sfogo liberamente alla tua passione. E allora, vuoi testare le tue doti di driver? Vai sul sito monzatrackday.it e scopri il calendario Monza Track Day 2014. Vieni a correre nel Tempio della Velocità di Monza, non farlo in strada. Con oltre 1000 metri quadri, la nuova showroom Mondocar di Nerviano, alle porte di Milano, è risultata essere il negozio dedicato al kart più grande di tutto il mondo. Dai ricambi all'abbigliamento, troverai nel nostro negozio tutto ciò che cerchi, ai migliori prezzi di mercato. Uno staff competente ti guiderà nelle diverse zone, tra cui anche l'area usato, la scuola kart e 2 officine attrezzate per qualsiasi lavorazione inerente a motore e telaio. Squadra corse. Inoltre, su mondocart.com troverai oltre 10.000 articoli a prezzi da urlo. Non hai tempo di passare in negozio? Seleziona consegne in pista. Potrai ritirare il tuo ordine in pista presso il nostro negozio mobile Mondocart. Tutto, ma proprio tutto e subito. E dopo aver sentito le belle parole di Carlo Zanoni, siamo arrivati nel punto saliente, come vedete alle mie spalle, di questa scuola, ossia i laboratori. Qui i docenti insegnano go-kart, a riparare go-kart, a riparare le macchine, a intervenire sulle parti meccaniche e una zona dedicata alla carrozzeria. Quindi ora, grazie ai docenti appunto che insegnano queste bellissime e sicuramente interessanti attività, capiremo meglio cosa gli alunni apprendono da questa bellissima scuola. Rimanete con noi. Ed eccoci finalmente nella zona calda, caldissima di questa scuola, dove gli alunni si divertono e imparano davvero un mestiere. Una delle pochissime scuole a dedicarsi al karting in maniera professionale e bisogna dire un grande grazie oggi a Valerio Fontana che insegna ai propri alunni un po' come si mettono le mani su questi go-kart. Certo, noi iniziamo ai meritevoli, li smontiamo, li revisioniamo tutti e poi a fine stagione andiamo a fare la gara con le altre un evento con le altre scuole. Ecco, sicuramente il trofeo Augustus di cui ci parlava prima Carlo Zanoni è un po' il fiore all'occhiello di questa scuola e non solo, perché sappiamo che ci sono altre scuole che si sono unite a questo progetto che comunque nasce da voi. Questo è il quinto anno che facciamo.
e con le altre scuole della Lombardia, Veneto, cerchiamo di fare una piccola competizione fra amici. L'importante è vincere. Sempre. Ecco, e qui cos'è che viene spiegato realmente? Qual è lo scopo del kart? Viene spiegato il telaio, come funziona nelle curve, nel rettilineo. Viene spiegato l'assetto, la convergenza, divergenza, la campanatura, come una piccola macchina da corsa. La macchina da corsa c'è il telaio, gli ammortizzatori, sospensioni. Questo non avendo né sospensioni, ammortizzatori, è molto più difficile metterlo a punto. Quindi qui si spiegano davvero le tecniche del racing. Del racing. Sicuramente quindi gli alunni penso che siano molto contenti di questo. Certo, questa è una cosa, è una soddisfazione personale prima di tutto. E poi le competizioni, siccome che la vita è tutta una competizione, iniziamo dai bambini a far competere nella vita. E dal karting passiamo ai motori, alla tecnica dei motori. Infatti siamo col docente Domenico Rondo che ci spiegherà esattamente cosa insegna ai propri alunni. Benissimo, allora io sono docente da circa 13 anni in questa scuola, quindi uno dei primi se vogliamo. L'anno scorso, per raggiungere diciamo limiti di età, ho diciamo prospettato alla scuola di dare del sostegno a dei ragazzi che facevano difficoltà nell'ambito della classe a inserirsi nel mondo perché con particolari problemi. E quindi da quest'anno mi occupo al pomeriggio e ho una decina di ragazzi con problemi a cui cerco di agganciarli ai ragazzi che sono più spinti nella materia ovviamente dei motori, del cambio, della carrosseria. Questo diciamo è la mia sfida, chiamiamola così. Vedere se questi ragazzi, e devo dire con successo che ho delle grandi soddisfazioni fino a questo momento, questi ragazzini che nell'ambito della classe sono messi un po' così da parte per timidezza, con me, con due, tre alla volta, riescono ad esprimersi bene. Come l'esempio del nostro? Borsellino. Vieni Borsellino, vieni da questa parte, di fianco a me. Tu stai apprendendo tante cose, sappiamo, dal docente Domenico. Sì, sì, molto, molto. Ti piace questa disciplina? Sì, sì, mi diverto tanto. Ti diverti tanto? Quindi tra un po' ti porteremo la macchina a fare il tagliando. Sì, sì. Grazie mille. Dalla preparazione dei motori alla messa a punto e appunto alla sistemazione di parti meccaniche delle vetture, siamo passati alla carrozzeria, forse il laboratorio un po' più complesso e difficile. A insegnare tutto ciò abbiamo Patrizio Annis, che da anni insomma fa questo di mestiere e non solo. Qui cosa viene insegnato all'alunno? Allora, qui praticamente prepariamo tutto quello che è il discorso manutenzione, lattoneria e verniciatura delle carrozzerie. Per quanto riguarda il progetto kart ci appoggiamo al professor Brundia, che ci dà una mano, che è un carrozziere comunque da anni, e facciamo tutto quello che riguarda la stuccatura, verniciatura, preparazione sia di telai che delle carrozzerie. Ecco, quindi sicuramente qui un vostro alunno esce quasi già abbastanza preparato al mondo dei carrozzieri. Puntiamo sempre, essendo il carrozziere un lavoro molto più artistico che meccanico rispetto all'officina, puntiamo a fargli fare tanta esperienza pratica in modo tale da prepararli il più possibile al mondo del lavoro. Ci sono dei talenti? Sì, dai, qualche ragazzo si dà da fare, qualche ragazzo si vede che ha manualità, ci mette impegno, ci mette passione. E anche per voi è una grande passione venire qua a insegnare dopo lavoro, perché alcuni di voi hanno delle attività. Beh certo, io stesso arrivo da questa scuola, quindi ho un'attività da anni e ho frequentato anch'io questa scuola, quindi si può dire che a lungo andare funziona. Ecco, quindi Patrizio è l'esempio concreto e tangibile che usciti da questa scuola si può diventare dei giovani imprenditori nel campo della meccanica. Esatto, esatto. Io sono uscito da questa scuola circa 11-12 anni fa. Ho fatto delle esperienze lavorative un po' in giro per l'Italia, sia in officine normali che in reparti corse, dopodiché mi sono ritrovato con un vecchio compagno di classe, sempre di questa scuola, abbiamo aperto un'azienda.
1 Accademia Formativa di Conversazione. Ma mi assomiglia, ma sono io, sono Riano, il capomeccanico della Formula 1, ma cosa ci faccio qua? Ma perché ho scoperto questo nuovo sito, GoCar TV, una cosa spettacolare, eh? È la prima web TV in onda 24 ore su 24, qualche roba, tematica sui go-kart. Come mai go-kart? Perché lì andiamo a vedere se ci sono i tabacchini veloci per il futuro della Formula 1, ma si capisce. Cosa troviamo su questo sito, che è uno spettacolo, è velocissimo, eh? Adesso te lo spiego. La web TV, creata come un vero e proprio canale televisivo 24 ore su 24, gode un palinsesto nuovo, ricco e sempre aggiornato. All'interno del sito si può consultare un servizio di sicuro interesse, il portale. In questa sezione si può interagire in tutte le regioni d'Italia e trovare le attività che più possono interessare. Poi allora ci siamo capiti, eh? Ci vediamo su gocartv.com. Correte subito sul sito, è uno spettacolo! Oh, ma lui è già andato! Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno dei circuiti più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo da battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, 50 esemplari al mondo, macchina molto prestazionale, con 240 cavalli ed un peso di 930 kg. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti, dal giro singolo a turni in pista da 25 minuti, anche divisibili tra più persone. Regala o regalati un'esperienza di guida su una vera auto da corsa. Rivivrai poi la tua giornata da pilota in TV. Per informazioni e prenotazioni, www.iltuosognoinpista.it. F Junior, il più veloce è stato il milanese Lorenzo Colombo del team Baby Race su Tony Kart TM, seguito da Tommaso Mosca su Tony Kart TM e l'austriaco Simon Reicher su F Alonso Vortex. In questa categoria l'inglese Daniel Tictum su Zanardi Parilla ha potuto confermarsi velocissimo nelle manche di qualificazione, dopo l'ottima prestazione fatta registrare anche in prova. Tictum ha conquistato 3 vittorie di manche e nel ranking delle manche si è piazzato al primo posto davanti ai 2 connazionali Max Fevtrel e Henam Hamed, ambedue su FA Vortex del team Ricky Flynn. Leonardo Lorandi su Tony Kart TM provvisoriamente è 4° con una vittoria di manche e precede l'ottimo russo Alexander Vartanian. Dopo la miglior prestazione in prova di Lorenzo Colombo del team Baby Race, sono i piloti inglesi a mettersi in evidenza nelle manche di qualificazione, con Daniel Tictum su Zanardi Parilla, su Max Fevtrel su F Alonso Vortex e il suo compagno di squadra del team Ricky Flynn, Henam Hamed. A dominare in prefinale è proprio Hamed, mentre alle spalle del pilota inglese riesce a inserirsi il friulano Lorenzo Trevisanutto su PCR Parilla, dalla 7ª posizione iniziale e a concludere così con il 2° posto assoluto. Terzo si piazza Tictum davanti al russo Daniel Vartanian e Fevtrel. In finale Hamed conquista ben presto la prima posizione, mentre in partenza Trevisanutto scivola indietro. Inizialmente la 2ª posizione va a Tictum, ma è Fevtrel a farsi sotto e a conquistare la posizione a ridosso dei leader. Intanto Trevisanutto inizia a riguadagnare posizioni e già a metà gara conquista la 3ª piazza. Da questo momento le posizioni di testa rimangono invariate fino alla fine, con Hamed che taglia per primo il traguardo inseguito da Fevtrel e Trevisanutto. Tictum conclude al 4° posto davanti a Tommaso Mosca, Giuliano Raucci, Davide Lombardo e Leonardo Lorandi. Buon 8° dopo una bella rimonta dall'ultima posizione della griglia di partenza per essersi dovuto ritirare in prefinale. In KF è salito sugli allori un altro bresciano, il neocampione del mondo della KF Junior Alessio Lorandi del team Baby Race. Miglior tempo assoluto nelle qualificazioni per lui con 44 secondi e 165 millesimi.
Ottima anche la prestazione di Felice Tiene su CRGTM, più veloce del proprio turno ma poi quinto nel computo totale e preceduto da Diego Bertonelli su Zanardi Parilla, il russo Egor Stupenkov e il danese Niklas Nielsen. Nelle manche della categoria KF è stato Felice Tiene su CRGTM a ottenere la migliore prestazione assoluta, grazie a 2 secondi e 1° posto. Sempre fra i più veloci, il pilota della CRG fra gli altri ha combattuto anche con Alessio Lorandi, il migliore in prova, ma nonostante 2 vittorie di manche, il pilota bresciano è scivolato all'11° posto a causa di un ritiro per un problema tecnico. Molto veloce anche il compagno di squadra di Tiene, ossia lo spagnolo Pedro Hiltbrand, con 1 vittoria e 1° posto, ma anche questi ha pagato un ritardo in classifica per un ritiro. Secondo assoluto è Stefano Cucco su BRLTM, sul danese Niklas Nielsen su Cosmic Vortex. La KF si è presentata con un bel ventaglio di protagonisti, tutti in grado di ambire alla vittoria. Nelle prove ufficiali era riuscito a farsi valere Alessio Lorandi su Tony Kart TM, mentre al termine delle manche il migliore era risultato Felice Tiene su CRGTM, davanti a Stefano Cucco su BRLTM e Niklas Nielsen su Cosmic Vortex. In prefinale è Nielsen a svettare subito fin dal primo giro e a mantenere così la prima posizione inizialmente davanti all'inglese Oliver Hodgson. Poi però è Carol Bass a rilevare il 2° posto in rimonta alla 5ª posizione. Sul traguardo Nielsen conclude con la vittoria davanti a Bass e Hodgson, mentre a ridosso dei primi si piazzano Felice Tiene, Alessio Lorandi e Stefano Cucco. Particolarmente combattuta è la finale della KF, dove la lotta per la vittoria si fa particolarmente serrata fra i molti pretendenti che la prefinale aveva espresso. All'inizio a installarsi al comando è Niklas Nielsen, ma il pilota danese viene ben presto scalzato da Carol Bass. Nielsen riesce però a portarsi al comando. Poco dopo però è l'olandese Martin van Leeuwen a rifarsi sotto e a rilevare la testa della corsa. Nel frattempo, a suon di giri veloci, sta recuperando una posizione dietro l'altra Alessio Lorandi del team Baby Race, che a metà gara corona la sua rimonta con la conquista della 1ª posizione. Nella sua rincorsa Lorandi si porta dietro anche Felice Tiene e i due iniziano un bel duello finale per la vittoria. Lorandi resiste bene in testa e taglia il traguardo con la vittoria al suo debutto nella categoria superiore dopo aver vinto lo scorso anno il campionato del mondo in KF Junior. Tiene si accontenta della 2ª posizione, mentre è lo spagnolo Pedro Hiltbrand su CRGTM a conquistare il 3° posto al termine di una bella rimonta dalla 22ª posizione. In KZ2 il più veloce nelle qualifiche è risultato il bresciano Andrea D'Alè su CRG Maxer, che ha realizzato il miglior tempo del proprio turno e anche nella classifica assoluta in 42 secondi e 414 millesimi. Il 2° tempo assoluto lo ha ottenuto Flavio Camponeschi sul trevigiano Marco Zanchetta, Maranello TM. Il bresciano Andrea D'Alè su CRG Maxer si è confermato leader della KZ2 dopo aver conquistato la pole position nelle prove ufficiali di venerdì e poi ben 3 vittorie e 2° posto nelle manche. Il pilota bresciano ha potuto così imporsi quindi anche nelle manche di qualificazione, molto veloci anche i 2 portacolori della Tony Kart, ossia Flavio Camponeschi e Marco Ardigò, piazzati a ridosso di D'Alè. Molto bene anche Marco Zanchetta, vincitore di una manche, Bas Lammers, Paolo De Conto e Arnaud Kozliski. Piuttosto indietro invece Davide Foré, 18°, autore di buoni piazzamenti ma anche di un ritiro in una manche. Fino alla fase finale, in KZ2, il pilota più veloce si è rilevato Andrea D'Alè su CRGTM, miglior tempo in prova e migliore dopo le manche di qualificazione. In prefinale D'Alè si fa però sorprendere in partenza da Flavio Camponeschi, che riesce a portarsi al comando davanti a Marco Zanchetta, mentre D'Alè si inserisce al 3° posto. Nel gruppo dei piloti di testa si inserisce anche l'ex campione del mondo Bas Lammers, Marco Ardigò e Paolo De Conto. Inesorabile l'attacco di D'Alè, che ben presto riesce a recuperare terreno e a saltare prima Zanchetta e poi Camponeschi, riconquistando così la testa della gara. Alle sue spalle Ardigò, che sembrava pronto ad attaccare le 1ª posizioni, è costretto al ritiro per un problema tecnico. Alle spalle di D'Alè si inserisce così Lammers, ma recuperare ulteriori posizioni ed è Conto che conquista la 2ª posizione.
Sul traguardo conclude Dalé, inseguito da De Conto, Lammers, Zanchetta, mentre Camponeschi conclude quinto dopo lo spunto iniziale. Nelle prime 10 posizioni si inseriscono Ben Halley dell'Art GP, Arnaud Kozlinski Intrepid, Douglas Lundberg dell'Alfa, Mirko Torsellini e Davide Foré. Nella finalissima della KZ2, classe regina di giornata, arriva subito un brivido al primo giro di schieramento, quando Andrea Dalé incappa in un testacoda a metà del rettilineo principale, mentre stava cercando di scaldare le gomme. Il pilota bresciano comunque riprende ben presto la posizione, anche grazie al direttore di gara che concede un ulteriore giro di lancio. Al via il più lesto è Paolo De Conto, che si porta con autorità in testa alla gara, seguito da Bas Lammers e Ben Halley. Mentre i primi due continuano la loro gara, il terzo posto lo eredita Marco Zanchetta, mentre Dalé, scivolato subito in quinta posizione, inizia a recuperare fino a portarsi a ridosso di Zanchetta. Fra i due c'è un contatto, a farne le spese Zanchetta, che precipita in decima posizione. De Conto, del team Birel Motorsport, Lammers e Dalé continuano a tenere le prime posizioni, senza particolari problemi. Nel finale Lammers avvicina De Conto, ma il pilota trevigiano riesce a mantenere la testa della corsa fino all'arrivo. Sul traguardo De Conto precede Lammers e Dalé, mentre la quarta posizione va a Ben Halley, su Flavio Camponeschi e Mirko Torsellini. I'm sexy and I know it. GoCarTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni.